5 anni dopo il colpo è stato assolto uno degli uomini accusati della rapina di Natale messa a segno all'alba del 25 dicembre del 2014 a Mariano Comense. Per il collegio del Tribunale di Como non è stata raggiunta la prova necessaria per condannare un 57enne pugliese residente a Cesano Maderno in provincia di Monza Brianza. L'uomo era stato riconosciuto dalla vittima, un imprenditore di 30 anni di Mariano Comense, che all'alba del giorno di Natale di 5 anni fa era stato avvicinato da alcuni finti finanzieri mentre rientrava a casa. I malviventi avevano perquisito la vittima e la sua abitazione, misero orologi e catenine in buste con scritto reperto A, reperto B. Chiesi di poter chiamare il mio avvocato, ma a quel punto mi strapparono il cellulare e urlarono: se chiami qualcuno ti arrestiamo, ha raccontato la vittima. I carabinieri della tenenza di Mariano Comense e del nucleo radiomobile di Cantù, durante i rilievi effettuati dopo il colpo, scoprirono un'impronta digitale dalla quale arrivarono ad identificare i componenti della presunta banda dei finti finanzieri. 4 gli arrestati, 3 sono stati già condannati. L'ultimo degli imputati, il 57enne che secondo la vittima si faceva chiamare maresciallo dai complici, è stato invece assolto. La procura di Como aveva chiesto una condanna a 5 anni.